Con il restyling della piccola di casa di Wolfsburg, ossia la Volkswagen Up, arriva anche la sua versione elettrica che si chiama E-Up o E-Up. Allora, noi l'abbiamo provata a lungo in città, vediamo qual è la sua reale possibilità di percorrenza. Esteticamente non mancano i richiami alla sorella maggiore e-Golf. La e-Up ha una nuova fascia paraurti nella parte anteriore ed è contraddistinta da inedite luci diurne a LED. I cerchi in lega hanno un disegno più aerodinamico. Il logo e-Up si trova sulla parte posteriore e indica che la piccola è elettrica. Attenzione però, perché non tutti lo sanno, e dunque, anche se ha diritto di parcheggiare sulle strisce blu gratuitamente ed entrare nei centri delle città, bisogna avvisare il comune di appartenenza attraverso una mail o via internet, altrimenti si rischiano contravvenzioni. All'interno i materiali sono chiari, freschi. Ha disponibile la predisposizione per il cellulare per le chiamate Bluetooth. Di serie il climatizzatore, il volante in pelle e la frenata d'emergenza in città, ed ha nuovi elementi sfiziosi come l'illuminazione interna azzurra che si accende quando si fa buio o il sensore di pioggia. A richiesta c'è la telecamera posteriore, volante multifunzionale ed una porta per una rapida ricarica delle batterie. La piccola di Wolfsburg è equipaggiata con un propulsore elettrico da 60 kW, quindi circa 82 cavalli. Caratteristica delle vetture elettriche è l'elevato valore di coppia, e anche la e-Up non delude in questo senso, a 210 Nm. Impiega poco più di 12 secondi per passare da 0 a 100 km e raggiunge una velocità massima di 130 km/h. Le batterie agli ioni di litio però sono sufficienti solo per girare in città. Sarà anche per il peso, 1185 kg. Provandola, infatti, anche se a carica piena, segna 157 km. E poi, mentre la si usa, si nota un calo immediato della batteria del 20% e successivamente la carica cala con velocità se la si guida come una vettura tradizionale. Per consumare meno, infatti, bisogna mantenere una bassa velocità e soprattutto costante. Ci sono due pulsanti Eco ed Eco Up che possono aumentare l'autonomia. E come fanno a fare questo? Praticamente tolgono potenza alla vettura, e l'Eco Up Plus toglie anche i sistemi che prendono energia dalla macchina, e quindi l'aria condizionata e le luci interne. In questo modo si può marciare più a lungo. Poi ci sono le funzioni D e B. Quest'ultima permette di risparmiare energia che incamera maggiormente al rilascio dell'acceleratore in veleggiamento. Diciamo che non le mancherebbe niente se non fosse che ancora le vetture elettriche, per la scarsa richiesta nel nostro paese, hanno un costo abbastanza alto.